Nonostante fosse scosso dall'esplosiva reazione del fattore alle sue domande, John era comunque convinto di voler visitare il colle. Sapendo che i paesani avrebbero tentato di dissuaderlo o addirittura di impedirgli fisicamente di farlo, decise di guidare dalla fattoria direttamente verso la collina. Mentre iniziò la strada, pensò che forse sarebbe potuto uscirne qualcosa di buono da quell'esplorazione. Avrebbe potuto sbriciolare le paure che assillavano quel luogo, ma era molto più che testardaggine a motivarlo. Voleva dimostrare di avere ragione, e se poi aveva scoperto una terra ideale per uno sviluppo edilizio, tanto meglio. Giungere fino a lì si rivelò ben presto più problematico di quanto non avesse previsto. C'era una piccola strada campagnola che conduceva al colle, ma era apparentemente stata bloccata dagli abitanti del paese. Un cumulo di lastre di calcestruzzo, mattoni rossi, vecchi pali di legno e altri materiali di scarto era stato abbandonato lì, senza troppe cerimonie sul sentiero, impedendo il passaggio di automobili e rendendo difficoltoso il proseguimento a piedi. Notando fino a che punto la gente poteva spingersi solo per fermare chiunque volesse andare sul colle, l'impulso di John a voler salire fino alla cima della collina crebbe. Salire per poi tornare al paese e dimostrare a tutte quelle persone quanto ridicole erano state. Dopo aver abbandonato la macchina all'ingresso bloccato, salì con un certo sforzo la pila di macerie, prestando attenzione a non ferirsi con ciò che sporgeva, e si incamminò successivamente lungo la stradina. Per un attimo considerò la possibilità di scoprire sul colle gli orribili resti di qualche precedente visitatore, pensieri che per quei momenti lo fecero dubitare delle sue intenzioni. Doveva avere una prova di essere stato in quell'escursione, ovviamente. Tirando fuori dalla sua tasca il cellulare che usava per documentare il suo lavoro, John iniziò a rabbrividire non appena la gelida sensazione si insinuò nelle sue braccia, facendolo desiderare di poter essere riscaldato dal tiepido fuoco della locanda. Con qualche scatto fotografò il paesaggio della collina attorno a sé, poi per scherzo scattò una foto a se stesso, forzando un sorriso con dei ciuffi d'erba e degli alberi come sfondo. Ciò che vide nelle immagini che scattò gli provocò dei brividi lungo tutto il corpo. Le prime foto della zona erano venute proprio come si sarebbe aspettato, ma l'ultima svelò qualcosa fra i cespugli che stavano dietro di lui, qualcosa che sembrava un edificio di qualche tipo. Il primo pensiero che varcò la mente di John fu quello di correre, di lasciare quel posto, ma era affascinato all'idea di una costruzione ignota, separata dal mondo esterno con una barriera di foglie, rami e leggende. Prendendo un profondo respiro, si insinuò silenziosamente tra le erbe, spostando le foglie di un largo e basso albero di lato. Lì, su quel colle, ove i paesani temevano camminare, stava quella che pareva essere una vecchia cappella o chiesa. Un piccolo campanile raggiungeva il cielo verso l'alto, con ampie vetrate istoriate, molte delle quali erano rotte, che decoravano il grigio guscio di pietra dell'edificio che aveva passato giorni molto più felici. Il cuore di John accelerò alla sua vista. Forse era questa la ragione per la quale il colle era macchiato dalle superstizioni e dai miti. Una vecchia chiesa abbandonata era un fertile terreno per dei paurosi racconti. Nonostante ciò, quella chiesa non aveva esiliato la prudenza di John. Mentre si faceva strada oltre il muro di foglie, erba e edera arrampicante, non poteva fare altro che seguire il suo istinto. Il sudore iniziò a gocciolare dal suo volto e il suo cuore pompava il sangue a ritmo incostante. Era ancora nell'intenzione di andare via dalla collina, ma più si avvicinava all'arco cieco di pietra che proteggeva la porta della chiesa, più si immaginava come la gente del posto sarebbe risultata più aperta allo spiegare il perché quel posto veniva temuto, se solo avesse saputo che John stesso c'era stato. Senza poter vedere l'interno della chiesa, gli abitanti del paese continuerebbero a far girare storie e false credenze su ciò che a loro rimase sconosciuto. La porta era di quercia scura, attraversata dalle bande di metallo nero come decorazione, e sfortunatamente sembrava essere bloccata. John le diede delle belle spinte con le braccia e con sorpresa, accompagnata da un gemito dovuto agli anni, si aprì cigolando, creando un'apertura grande abbastanza da farlo passare. Sbirciando oltre la soglia, riuscì a notare che il pavimento di quella chiesetta era costellato dalla muratura crollata del tetto. Un grande ammasso di pietre era ammucchiato nella zona dietro la porta. La loro massa totale l'avevano tenuta serrata
E nonostante adesso avessero ceduto un po', riuscivano ad opporre sufficiente resistenza per impedire alla porta di aprirsi completamente. Aria fredda e viziata venne liberata dall'interno di quell'edificio, con odore stantio di pietra abbandonata. Per un attimo John pensò a cosa dover fare. Era una costruzione così vecchia lasciata marcire per decenni, se non secoli, ma il desiderio di dimostrare a tutti che quello che era riuscito coraggiosamente ad osservare era tutto ciò che c'era effettivamente da vedere di quella zona, bruciava ancora intensamente nella sua anima, che non c'era nessun demone o fantasma, ma solo i frammenti di una storia dimenticata. Tirando fuori dalla tasca il suo cellulare, infilò la mano nella fessura formata dalla porta e scattò alcune fotografie con il flash. La luce illuminò l'intero ambiente interno, svelandolo ricoperto di macerie, e in fondo alla sala c'era quello che pareva essere un altare. Dal punto di vista di John, sembrava essere anch'esso costituito di roccia, poggiata su un gradino sopraelevato a qualche piede da terra. John rimase entusiasta dalla presenza di un'incisione scolpita sulla pietra dell'ara, ma non era in grado di decifrare le scritte da quella distanza. Sospirando, sapeva bene che l'unico modo per scoprire cosa quell'incisione dicesse era quello di entrare. Il timore di ferirsi o ritrovarsi intrappolato da qualcosa che sarebbe potuto cadere dall'alto era molto, ma la sua curiosità era ormai al suo culmine. Il suo entusiasmo spazzò via la sensazione di nodo allo stomaco e il gelo che gli pervadeva i suoi arti. Dopo aver ricalcolato una seconda volta i rischi, John decise di procedere nel modo più silenzioso possibile per ridurre al minimo la probabilità di un crollo. In fondo doveva solo dare un'occhiata. Prendendo un profondo respiro, riuscì a scivolare oltre la porta con un po' di fatica e ritrovarsi fra le tenebre che dominavano l'interno. Utilizzando la piccola torcia del telefono, ora gli era più facile esaminare quell'ambiente in modo più dettagliato. L'aria era decisamente più fredda, gli punzecchiava la gola mentre la respirava, e nonostante si aspettasse una temperatura più bassa rispetto all'esterno, per l'isolamento offerto dallo spesso muro di pietra, la chiesa sembrava essere più una cripta che un luogo di culto. Procedendo con quanta cautela gli era concessa, cercando di non far crollare o smuovere i mucchi di macerie sul pavimento, John mantenne gli occhi puntati sul soffitto sopra la sua testa, temendo che un qualche tipo di forte suono potesse far cascare della roccia addosso a lui. La gravità dei danni subiti dall'edificio divenne più chiara, grazie a piccoli raggi di luce che riuscivano a penetrare dalle ferite del soffitto. Eppure la sala rimaneva comunque avvolta per la maggior parte dall'oscurità. John lo trovò singolare. Gli interni avrebbero dovuto essere più visibili. Era come se la luce fosse stata fagocitata dagli angoli più bui della sala. Ma scacciò immediatamente questa idea fantasiosa, richiamando a sé quella sua fervida immaginazione che gli impediva di mantenere i nervi sotto controllo. Ignoti e solitari luoghi riescono ad offuscare anche le più razionali menti. Dopo aver superato due grandi ammassi di macerie, prestando attenzione alle numerose e taglienti travi di legno spezzate che sporgevano, si ritrovò finalmente nella parte presbitale della chiesa. Lì giaceva l'altare, una tavola scolpita dalla roccia e levigata da abili e devote mani. Poteva ben immaginare quanto inquietante potesse apparire un prete in quell'epoca, mentre spargeva temibili prediche ai fedeli da quelle posizioni così poco illuminata. Collabbava la bocca mentre raccontava di dannazione e di forze demoniache che prendevano le anime dei più deboli. Una sensazione di euforia e di eccitazione pervase la mente di John, trovandosi di fronte a qualcosa di così grande significato storico. Gli insinuò nella testa l'idea che quell'ara potesse appartenere alla collina stessa, estratto dalla sua roccia madre, nato da processi molto più antichi dell'umanità stessa. Ma l'emozione di aver appena effettuato una così rara scoperta fece svanire velocemente quei pensieri. Così preso da quell'altare, quasi non si accorse del piccolo ingresso che stava alla sua destra, un'apertura che pareva condurre verso una camera sotterranea tramite una rampa di scale, verso una cripta o una tomba. Rabbrividendo al pensiero di cosa poteva esserci, sapeva bene che, nonostante lo scetticismo che conservava, non si sarebbe avventurato lì sotto. Superstizione o meno, girovagare al di sotto del pavimento di un edificio in evidente decadimento non era una saggia idea. Puntò lo stretto fascio di luce del suo telefono verso il presbiterio per gettare una ben gradita occhiata alla serie di polverosi gradini che portavano in alto.
verso la piattaforma ove era appoggiato l'altare, un assetto dal quale preti e predicatori gridavano i loro discorsi centinaia di anni prima, ma aveva la sensazione che ciò non fosse naturale. Nuovamente l'inquietante senso di disagio iniziò ad impossessarsi della sua mente, mentre immaginava un adirato uomo in piedi là sopra, che urlava di parabole e racconti pieni di disgrazie dall'antica origine ad un pubblico lì raccolto, confuso e spaventato. Avvicinandosi alla piattaforma, desideroso di leggere l'iscrizione sul muro retrostante da vicino, la sua attenzione venne accidentalmente distolta dal distrutto pavimento. Il suo piede aveva pestato una roccia spaccata nell'ultimo scalino. Inciampando bruscamente in avanti, la spalla di John si schiantò dolorosamente contro il bordo dell'altare di pietra prima che lui riuscisse a portare le sue mani in avanti ed arrestare la caduta sul pavimento freddo e rigido del podio. Il suono della sua caduta echeggiò tra le mura. Per un secondo si immaginò di aver udito un rumore più tenue mescolato assieme, che sembrava essere vicino ma allo stesso tempo lontano. Come per risposta, alcuni piccoli detriti caddero dall'alto, sfracellandosi al suolo, preannunciando e minacciando una serie di ricadute ben più massicce e fatali. Il conforto pervase il corpo di John. Era sollevato che la parte del soffitto crollata non fosse stata più grande, e ancora più del fatto che fosse caduta di fronte alla piccola porta e non sulla sua testa. Ma stava diventando sempre più dubbioso sulla sua sicurezza. Riguadagnando l'equilibrio, si alzò in piedi, afferrandosi la spalla che era stata ferita, mantenendo il suo sguardo rivolto verso il tetto con ansia. Se non per un delicato vento che sibilava tra buchi e le fenditure del guscio che componeva quella struttura, il silenzio era onnipotente. Timoroso che qualsiasi suo movimento avrebbe potuto far crollare l'intero edificio addosso a lui, John aspettò diversi minuti prima di recuperare la già precaria certezza che non ci sarebbero state ulteriori cadute di muratura. Poi lentamente e con molta più attenzione di prima, si voltò e ammirò l'altare da vicino. Delle iconografie religiose decoravano i suoi lati assieme a strani simboli frastagliati che non seppe riconoscere. Era facile immaginare una sorta di comunione avvenire in quel punto. Ogni membro di una congregazione che sommamente si avvicinava, debole e malnutrito, a ricevere la benedizione da un sacerdote severo che predicava più l'ira dell'amore. John avrebbe ammesso senza problemi a chiunque che lui non fosse il più creativo sognatore del mondo, ma in quel dimenticato luogo era sorpreso di quanto vivide erano le sue immaginazioni. Poteva quasi vedere coloro che avevano pregato lì, pallidi volti che si proteggevano dal freddo pungente dell'inverno, corpi appassiti a causa dei raccolti che non avevano portato frutti e paura di qualcosa di grande e indefinito che soffocava i loro pensieri. Sì, la chiesa era davvero un decrepito e piccolo luogo che era per la mente facile da popolare con fantasmi e anime lagnanti. Certo, lui non aveva modo di conoscere quanto corrette e inaccurate fossero le sue ipotesi. Scacciando via le fantasie di una mente delirante e ridendo di se stesso per essersi fatto influenzare così facilmente da quel posto, lo sguardo di John finalmente cadde sull'iscrizione intagliata in alto, sulla parte dietro l'altare. Allungando la mano, fece scorrere le sue dita sui solchi e sui bordi sconnessi lasciati dallo scalpello dell'autore. Era chiaro che il messaggio inciso fosse fuori luogo, prodotto affrettatamente, con ogni lettera che non era allineata con quelle che la precedevano, suggerendo che era l'opera di qualcuno che aveva fretta, di chi desiderava passare il meno tempo possibile all'interno della chiesa. Indietreggiando un po', la luce del suo telefono ora illuminava le parole, mettendole a fuoco, che recitavano: «Coloro che abitano a Dugort presero possesso di questa collina nel 1472. Nel 1481 l'abbiamo abbandonata, con la speranza che coloro che abbiamo disturbato perdonino le nostre infrazioni».